sabato arriva il Napoli, che cos'è che temete di più della squadra di Sarri? Napoli è una grande squadra, da tutti è definita forse una delle squadre che gioca il miglior calcio d'Europa, però secondo me faremo una grande partita contro le grandi squadre, non abbiamo mai sbagliato, giocheremo in casa davanti al nostro pubblico, spero che ci sarà una bella cornice e uscirà fuori una bella partita sicuramente, e l'importante è arrivarci sereni e nel modo giusto. No, profuma d'Europa, non è ancora il momento credo di parlare di obiettivi reali, perché credo che questo mese e mezzo stabiliranno veramente le sorti delle varie squadre, anche le nostre sorti, il nostro reale obiettivo, e quindi è un mese e mezzo importantissimo, dobbiamo cercare di spingere il più possibile, sperando che anche noi negli ultimi due mesi finali ci siederemo al tavolo con le grandi. Siamo una squadra molto giovane, quindi sappiamo anche noi che ci sono dei lati da migliorare e lavoriamo giorno per giorno per migliorare questo lato e non solo. Quanto pesa l'assenza di Romagnoli? Ma credo che abbiamo una grande rosa sotto questo punto di vista, sappiamo che Alessio è un giocatore importante, mancherà un altro giocatore importante che è Manuel, quindi, però credo che chi è subentrato e chi ha sostituito questi giocatori ha sempre risposto presente, forse questa è la nostra vera forza. Ma rivedendo anche la partita di Torino, come ha detto il mister, forse il Toro nei primi minuti ci ha messo più temperamento di noi, questo non deve mai mancare, però come ho già detto siamo una squadra giovane che ha ampi margini di miglioramento, ma che deve migliorare sotto tanti aspetti, uno di quelli è questo, però siamo sulla strada giusta, abbiamo fatto un buon inizio di stagione e adesso dobbiamo solo continuare così, cercando di migliorarci, metterci il passato alle spalle e cercare di raggiungere degli obiettivi veramente importanti. Ma io credo che quello che ci dobbiamo dire è giusto che resta nello spogliatoio, ce lo diciamo tra di noi, chi non è entrato con la giusta mentalità lo sa benissimo, però si passa credo un giorno e passa anche da questi momenti, però l'importante è che c'è tanta chiarezza da parte di tutti, che ci diciamo le cose, sappiamo dove si sbaglia. Quando si riconosce che si sbaglia è già un passo importante, però siamo un grande gruppo, aspettiamo tutti perché abbiamo bisogno di tutti e niente. E sicuramente credo che già dalla prossima volta chi entrerà col piglio giusto.